Bentornati su Memovia. Ipotizziamo che esista il metodo per imparare velocemente qualunque cosa, per studiare velocemente e bene e per laurearsi in fretta, anzi per prendere più di una laurea contemporaneamente. A quanto pare esiste e ci sono due persone in Italia che la stanno facendo da padrona. Chi sono queste due persone? Luciano Baglietti, il primo, 72 anni, 16 lauree, cioè ne ha 16, mi vergogno, io ce ne ho solo due. Ha iniziato con la pedagogia, con la materie letterarie, poi si è spostato alla giurisprudenza, alla criminologia, sue due grandi passioni, insomma alla fine ne ha accumulate 16 ed è entrato nel Guinness dei primati. E il secondo si chiama Giulio De Angeli, ha 25 anni e ha appena preso 4 lauree in contemporanea all'Università di Pisa, alla Scuola Superiore di Sant'Anna. E allora io mi sono andato a leggere tutti gli articoli, a guardare tutti i video e le interviste di queste due persone incredibili, perché volevo capire come hanno fatto e come fanno a studiare in questo modo, quali sono i loro segreti, e ne parliamo in questo video. E li vediamo tutti perché secondo me già da quello che raccontano si capisce ogni cosa sulla strada che loro hanno seguito e seguono quando studiano, sulle strategie che a noi potrebbero permettere di studiare molto più velocemente, laurearci prima, risparmiare anni e anni di fatica e di studio universitario. E tra l'altro, sapere come fanno le persone straordinarie a raggiungere i risultati meglio e più in fretta degli altri è una cosa che mi affascina molto, e quindi ci farò tanti video sul canale. Iscriviti che ce li gustiamo insieme. La prima parola d'ordine è adattamento, niente rigidità. È tanto tempo che racconto quanto io sia dovuto andare oltre le mie rigidità, che erano tante e sono tante, perché non funzionavano quando andavo a studiare per gli esami universitari. Mi bloccavo continuamente o mi facevo venire in odio alcune materie, alcuni libri. Ma soprattutto in passato ero convinto che ci volesse un sistema, un metodo di studio che andasse bene per me, per tutte le materie, andasse bene per tutto il mondo, tutti gli studenti del pianeta. Ovviamente poi, come sai, abbiamo scoperto che non è così. Anziché scappare, liberarsi, slegarsi dagli schemi rigidi, ricorre proprio nelle parole, per esempio, di De Angeli, che dice: per avere risultati come me bisogna adattare il metodo di studio alla situazione in cui ti trovi in quel momento, a come ti senti, alle materie, al libro specifico, e così puoi variare continuamente, non ti annoi mai. Questa cosa ricorre anche nelle giornate, sai, tutte quelle cose sulle routine mattutine, le routine di studio, l'organizzazione in studio. Bene, questo ragazzo, a un giornalista che gli ha fatto la domanda: qual è la tua giornata tipo? Lui ha risposto: la mia giornata tipo consiste nel non avere una giornata tipo. Tra l'altro, è un sacco di tempo che sul canale parliamo di antirigidità e ci sono diversi video in cui raccontiamo come diventare flessibili e malleabili, adattabili come l'acqua. La seconda parola d'ordine sembra essere una passione più grande di noi. Baglietti racconta di essere stato bocciato al primo esame alla Sapienza e di esserci rimasto molto male, quindi si mette sotto e si mette a studiare qualunque cosa, e a quel punto entra in un loop positivo che un po' rivincita, un po' riprendersi dalla sconfitta, un po' diventa il suo desiderio, si trasforma nella voglia di fare il docente, di insegnare agli altri. E un po', e questo mi ha colpito molto, devo dire, anche usare lo studio per andare via dalla vita quotidiana, un momento di relax in cui sento che sto accumulando, costruendo competenze e conoscenze. Questo sembra un antidoto che ricorre in tutte le persone che riescono a superare momenti di blocco e di difficoltà, non solo nello studio, anche nella vita. Tipico di queste persone che hanno una psicologia straordinaria è: sto attraversando un momentaccio? Non c'è problema, io mi butto nello studio così sento che sto crescendo, che sto aumentando le mie competenze. Anche se il resto della mia vita magari va in blocco, io in una parte continuo ad andare avanti. E questo elemento di passione, di traino, sembra essere comune anche a De Angeli, che ci racconta di essere da sempre appassionato per le neuroscienze, di aver sviluppato ora un algoritmo per studiare l'autismo e di avere un sogno enorme: sconfiggere le malattie degenerative, la SLA, il Parkinson, l'Alzheimer. E terza parola d'ordine,
varietà. In un'intervista De Angeli dice: non ti innamorerai mai di un libro di 4.000 pagine. Ti innamorerai quando vedrai che oltre quelle pagine c'è una vita dietro, quando farai pratica. A quel punto ti innamorerai della materia. E questo va in contrasto con tutte quelle idee strampalate sull'orientamento in cui devi decidere che cosa devi fare nella vita a 15 anni, a 16 anni. No, buttati, prova, poi vedrai se la materia ti piace o meno. E anche qui è richiesto un cambio di prospettiva. È vero che De Angeli è sempre stato appassionato di neuroscienze, ha detto: io riuscivo a studiare anche 18 ore al giorno, ma non tutti i giorni, magari in qualche momento non avevo voglia e stavo a riposo e poi riprendevo a studiare. Non devi essere per forza costante, anzi puoi variare. Nel caso di De Angeli, lui ama il volo, la musica, la musicologia, gli piace fare un sacco di cose. Ed eccolo qua che risuona di nuovo nelle nostre orecchie il concetto di multidisciplinarietà e di learning transfer. La multidisciplinarietà che ormai è il segreto della ricerca scientifica. Infatti sto ragazzo si è laureato col massimo dei voti in biotecnologia, medicina e ingegneria. E nelle sue parole devi entrare in una condizione per cui studiare non è più un obbligo didattico, ma una cosa che uno fa per sé, diventa un gioco, lo fa volentieri e gli dà quasi dipendenza. Tu vedi lo studio come un menù, tutte le materie a tua disposizione, tutte da assaggiare e vedere quale ti piace di più. E questo lo posso confermare anche io, perché il learning transfer e la passione sono quelli che mi hanno portato con gli allievi Memovia a creare il corso Memovia Origin, e comunque ne abbiamo parlato tantissimo nei nostri video. Mo lo so che non è semplicissimo trovare di punto in bianco la passione per quello che stai studiando, se proprio non ti piace o se hai sbagliato scelta di facoltà quando c'avevi 18 anni, però se non sviluppiamo queste tre cose che abbiamo detto oggi, lo studio potrebbe continuare a essere frustrante, complicato, lento. Adattamento, varietà e passione. Spero che questo video ti abbia fatto capire quanto sono importanti e quanto le hai già dentro di te e puoi sfruttarle per rendere lo studio decisamente più piacevole, più facile, più veloce. Se ti piace l'idea, metti un like con un cuoricino per supportare, condividi il video quanto ti pare con chi ne ha bisogno. Scrivimi nei commenti quali di queste tre cose che abbiamo detto nel video tu senti di avere di più e quale senti di dover sviluppare perché ce l'hai un po' meno. E poi lo sai che mi piace conoscere la tua opinione, quando mi scrivi cosa ne pensi di quello che abbiamo detto e mi dai consigli sui prossimi argomenti da trattare, io ti rispondo sempre. E mentre ti iscrivi al canale e fai clic sulla campanella per non perdere i prossimi video e diffondere Memovia, io ti saluto, continua a studiare e ci vediamo qui molto presto.